cari amici della pesca, cari amici di Italian Fishing TV, oggi è un giorno importante, ben ritrovati a uno spazio dedicato a FIOPS. Quest'oggi vi parliamo di un importante avvenimento, una firma tra FIOPS e IATP, un protocollo d'intesa che porterà queste due associazioni a supportarsi vicendevolmente per la tutela, la salvaguardia della fauna ittica nelle acque marine e soprattutto una tutela a fianco di tutti gli operatori che si occupano di pesca sportiva attraverso l'attività appunto dei cosiddetti catamarani che portano gli amici pescatori a operare appunto la loro pesca in maniera anche turistica. Dunque un importante passo per la pesca sportiva e ricreativa al fine di ottenere sempre sinergie importanti. FIOPS segna un altro momento importante in questo anno appena cominciato con la firma del protocollo d'intesa che ha siglato insieme all'Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri. Un protocollo che deriva da un lavoro pregresso e finalmente si arriva a questo importante traguardo in cui è possibile supportare tutti coloro che si occupano appunto di trasporto passeggeri nelle acque marine e allo stesso tempo tutelare la fauna ittica sempre appunto in acque marine. Ma chiediamo come è nata l'idea di questo protocollo e con quale obiettivo al direttore di FIOPS Francesco Ruscelli. L'accordo con l'Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri nasce da un lavoro sviluppato nei mesi scorsi grazie al contatto di una persona che è Dario Baraldi, che è un imprenditore del settore che fa parte dell'associazione e lavora nell'Alto Adriatico, nella zona di Chioggia, con il quale abbiamo verificato subito le grandi connessioni che ci sono tra il lavoro svolto da una parte delle aziende che fanno parte dell'IATP e FIOPS, legato chiaramente al settore della pesca sportiva e ricreativa. Vi sono infatti numerose attività che svolgono servizio di trasporto passeggeri ma finalizzato alla pesca sportiva e ricreativa e quindi facendo un servizio che si concilia perfettamente con quello che è la nostra attività, ovvero quella di difesa, tutela, valorizzazione del settore della pesca sportiva e ricreativa in mare e nelle acque interne e anche di considerazione della pesca come elemento di marketing territoriale, quindi di veicolo aggiunto all'economia dei territori. Quindi la sottoscrizione di questo protocollo rappresenta un passaggio formale che ha come obiettivo però un lavoro di carattere sostanziale che nei fatti è stato già sviluppato nei mesi scorsi e proseguirà nei prossimi mesi affinché ci sia un atteggiamento di salvaguardia anche delle attività commerciali che lavorano sul settore della pesca sportiva e ricreativa legate al trasporto passeggeri, nella comune consapevolezza che questo settore, quello della pesca sportiva, che ricordiamolo conta oltre 2 milioni di praticanti a livello nazionale, fa muovere un indotto tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro all'anno, rappresenta sicuramente un'occasione importante per i territori che vogliono fare della pesca un elemento anche di crescita economica e culturale. Un supporto dunque vicendevole quello tra FIOPS e IATP al suo presidente che qui appunto è presente per firmare questo protocollo. Chiediamo quali saranno gli obiettivi comuni e cosa si aspetta insomma da un futuro in cui questo accordo può trarre benefici appunto per entrambe le associazioni. Sì, allora sicuramente oggi con questo protocollo che abbiamo firmato si è raggiunto un giusto equilibrio perché tra due associazioni che tutelano il mare e tutelano diverse attività, diversi armatori e diverse attività lavorative si ha la possibilità di implementare il lavoro, si ha la possibilità di implementare anche la sicurezza e il lavorare
in modo sereno, con la possibilità di dare agli armatori, al trasporto passeggeri, la possibilità di portare in mare persone alla pesca, e allo stesso modo la stessa FIOPS può contare su tutto l'appoggio possibile che la IATP potrà dare nel prossimo futuro all'associazione stessa. Diciamo, siamo gratificati di questo accordo raggiunto e auguriamo a tutti, noi compresi, un grande bocca al lupo per le prossime cose future che andremo a siglare o assicurare. Questa mattina in sede FIOPS alla presentazione di questo protocollo d'intesa era presente anche uno degli operatori che si occupano appunto del trasporto passeggeri in mare, Dario Baraldi, che appunto opera nella zona di Chioggia, e proprio a lui, a fronte di questo importante accordo, chiediamo quali sono i dati relativi a questa attività e in che modo grazie a questo protocollo può avere nuova linfa anche per voi. Certo, buongiorno a tutti. Siamo innanzitutto, vorrei ringraziare il direttore Ruscelli e il mio presidente Gambardella per questo accordo che definisco storico. Finalmente molti pescatori in tutta Italia conoscono la realtà dei barconi, cosiddetti, no? Delle motonavi a trasporto passeggeri a finalità ittica turistica, che in tutti questi anni, dagli anni 70, hanno potuto portare tanti appassionati in mare, da Porto Garibaldi, Cesenatico, Cervia, Chioggia, e abbiamo una grande storia. E questa storia però non era mai stata ben definita e nemmeno rappresentata. E con oggi, con questo accordo, io credo che si riesca a definire di più anche la sicurezza, sicuramente in mare, che è quello a cui noi teniamo di più, e queste persone, che ricordo sono 15-20 mila all'anno che appunto frequentano queste motonavi, e ci sono una quindicina di motonavi in tutta la riviera dell'Alto Adriatico, le più specializzate naturalmente sono sia in Veneto che in Emilia-Romagna, perché grazie a una legge regionale viene permessa questo tipo di attività. Quindi io veramente ringrazio ancora, perché credo che da oggi saremo rappresentati più che altro anche sulla sicurezza, perché ne abbiamo molto ma molto bisogno. Questo è un punto che noi abbiamo sempre battuto, diciamo, ecco.